Le due facce della medaglia delle prime due giornate del girone A di promozione che in questo weekend anticipa il sabato. Montorio 88 e torna in parte, 6 punti contro 0. Dirige Sivilli di Chieti, coadiuvato da Carnevale di Avezzano e Di Marte di Teramo. Tanti errori in avvio, ma il primo affondo il torno in parte passa in vantaggio, con la rete del classe 2004 Matteo Paiola. Il numero 11 pressa Gridelli e lo costringe all'errore, non ci pensa due volte e fa partire un destro dalla distanza, che trafigge Rapagnani per lo 0-1. Il torno in parte vuole approfittare dello sbandamento iniziale giallo-nero. Cross apparentemente innocuo dalla sinistra. Ndoye e Rapagnani non si capiscono. Raccoglie Sanderra che da ottima posizione viene murato in corner. Al 12esimo il reparto arretrato montorrese confeziona il pareggio. Calcio di punizione dalla tre quarti di Disante. Sponda di Gridelli per Ndoye che da due passi insacca l'1-1. La rete scuote il Montorrio, al 16esimo Di Silvestre mette in area direttamente da fallo laterale, deviazione nei pressi dell'area piccola ma si riparte dalla bandierina. Un minuto dopo il Montorrio trova la rete del sorpasso, azione confusa in area, conclude Monaco, il pallone causa deviazione si alza. Sul corner successivo calciato dallo specialista Di Sante, Mosca in corna alla perfezione e beffa Ludovisi. L'1-2 potrebbe essere micidiale per il morale dei ragazzi di Sanderra, che però provano a reagire. Il tentativo di Coletti da distanza siderale trova la presa sicura di Rapagnani. Due minuti dopo, Ugwoke viene servito in profondità, ma da posizione defilata non spaventa i gialloneri. Al 38esimo, altro episodio chiave della gara. Pollino viene atterrato all'interno dell'area di rigore dall'estremo ospite Ludovisi, e per Sivilli è penalty. Proprio il numero 10 si presenta dal dischetto, incrocia, Ludovisi intuisce e rimedia il precedente errore bloccando la sfera. Nell'ultimo minuto del primo tempo Matteo Paiola serve Coletti, che spreca così a tu per tu con Rapagnani. Le immagini di Manuel Centurame ci portano al secondo tempo, al decimo il Montorrio allunga nel punteggio, con il capitano Walter Ridolfi che raccoglie un traversone dalla sinistra di Ndoye, si coordina alla perfezione e batte Ludovisi. Sembra il gol del definitivo KO, ma non per la formazione di mister Sanderra, che trova la forza per reagire anche stavolta. Al 21esimo Matteo Paiola sfodera un tiro a giro pericolosissimo, che scheggia la traversa. Vera e propria spina nel fianco per la retroguardia montorriese, il classe 2004 sfugge ancora alla marcatura dalla destra e mette al centro dell'area un pallone velenosissimo che richiede a Maselli un intervento miracoloso. Sul corner successivo Di Marzio, appostato sotto porta, trova la zampata vincente che restituisce la speranza al torno in parte. Nel finale la rete del pari firmata Di Marzio viene annullata dall'assistente per posizione di offside. Dalla panchina il secondo portiere Bafile mostra il suo disappunto per la decisione e viene espulso. Termina 3-2 con il Montorrio che mantiene la vetta. Ferma ancora al palo il torno in parte nonostante una prestazione gagliarda su un campo difficile. Sì, certe volte però ecco le partite bisogna giocarle prima di giudicarle la difficoltà. Diventa una partita ostica perché loro hanno messi benissimo in campo, andavano anche più forti di noi. Credo che è stata più dura, molto più dura del previsto. E che andiamo avanti alla giornata, domenica c'è la Miternina, un'altra partita difficilissima. Chiaramente dobbiamo recuperare ancora qualche giocatore che per noi è importante, tipo Guerra che era fermo da 20 giorni, oggi in 10 minuti ha fatto vedere che comunque uno che può darci una grossa mano, ricaricare le pile perché e tenere la testa bassa e lavorare. Perché solo così possiamo continuare la striscia. No, noi non ci aspettavamo che loro si mettessero a specchio, che giocassero il 3-5-2, abbiamo avuto difficoltà in quella zona di campo, è successo troppo presto perché poi si potesse e si dovesse rimediare prima come l'avevamo preparata noi. Beh, questa vittoria è importantissima, come dicevo poco fa, siamo un bel gruppo, siamo uniti e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Vogliamo giocare tutte le partite per vincerle, noi abbiamo un obiettivo che è ben chiaro, che è quello di vincere il campionato, e sono sicuro che se mettiamo questo spirito in campo, soffrendo, possiamo toglierci le belle soddisfazioni. No, i meriti vanno fatti agli avversari, però noi siamo una squadra giovane, quindi dobbiamo maturare sotto questo punto di vista, perché le partite sono lunghe, vanno chiuse, però l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Mister, non è per niente facile venire a giocare contro una squadra come il Montorrio, però voi ve la siete giocata veramente bene, mi permettete. Grazie. Sono molto contento di questo, cioè una squadra come il Torno in Parte che viene qui sfrontata, che comunque se la gioca alla grande dall'inizio alla fine è un segno molto positivo e di grande incoraggiamento per il futuro. Tra l'altro voglio dire,
non tutti penso che verranno qui a giocarsi la partita, quindi è una nota di merito per noi. Hanno avuto un gran temperamento, i ragazzi di questo sono molto contento, poi calcola che noi avremmo finito la partita con 5-6 under, abbiamo cominciato con 4, è una squadra molto molto giovane, tanti ragazzi si approcciano solo quest'anno in categoria, quindi piano piano vedo, noto dei miglioramenti importanti e mi lasciano ben presagire per il futuro. Assolutamente no, non sono preoccupato, non dico che l'avevamo messo diciamo in programma, mi dispiace molto per i ragazzi, per il morale, perché comunque a livello di punteggio guarderemo la classifica un po' più in là e penso che se continuando a lavorare così durante la settimana con questa grande frequenza, io penso che poi alla fine i punti li facciamo.